video. È finito anche il mese di agosto e quindi oggi sono qui per parlare dei must play di agosto. Oggi mi vedete proprio in versione minimal perché ieri sono stata in piscina, mi sono abbronzata e oggi non avevo proprio voglia di truccarmi, quindi ho solamente mascara, blush e rossetto. Oggi proprio versione super minimal. Iniziamo subito. E a differenza del mese scorso che vi avevo detto, non c'era stato questo enorme caldo estivo come al solito e ho usato la BB cream. Questo mese devo dire che il caldo si è fatto sentire come, e ho utilizzato moltissimo il mio amato fondotinta minerale Neve. E questo qui già ve lo feci vedere nei preferiti di luglio, non mi ricordo. Ed è il Light Coverage Mineral Foundation nella colorazione Light Rose. Come vi dissi già, è un fondotinta finissimo. Pur essendo un fondotinta minerale, ci tengo a dire che ha veramente un'ottima coprenza. È molto modulabile e non fa quell'effetto tipo bambola di porcellana, non so come definirlo, perché all'inizio ero un po' titubante sul fattore fondotinta minerale perché avevo paura che facesse un po' quell'effetto finto addosso. Invece rimane davvero naturalissimo, cioè sembra che nemmeno ce l'abbia il fondotinta, però va ad uniformare bene l'incarnato ed è davvero un ottimo fondotinta che vi straconsiglio. Per quanto riguarda il correttore, questo mese ho usato tantissimo questa mini size Lancome, che è un correttore a lunga tenuta. Ho la colorazione 02 beige Sable e devo dire che è davvero un correttore ottimo. Mi dispiace perché mi ci trovo davvero bene, ma onestamente non penso, quando finirà e sta per finire, di ricomprarlo, perché i prezzi Lancome, come sapete, non sono fra i più low cost. Anche se devo dire la verità, ogni volta che mi avvicino a uno stand Lancome, per curiosità voglio vedere quanto viene, ma non trovo mai questo correttore nello specifico. Quindi, boh, non lo so, cercherò bene giusto per curiosità, perché insomma non vado a spendere 20-30 euro per un correttore. Però è davvero buono, ne basta davvero pochissimo, si sfuma facilmente e copre benissimo. Io lo sfumo quasi sempre con un mini flat buchi perché va a dare ancora ulteriore coprenza, ma allo stesso tempo rimane molto molto naturale. Quindi veramente è ottimo. Io l'ho trovato nel set che mi ha regalato il mio ragazzo, dove c'era il mascara, questo qui è una mini matita Lancome. Quindi mi dispiace dirlo, è davvero buono. Per quanto riguarda i blush, ho usato tantissimo due blush essence. Uno è il Blush Up, che se avete visto il video l'ho portato anche in vacanza, appunto anche per questo rientra fra i must play di questo mese, perché l'ho usato tantissimo. Non vi faccio gli swatch perché praticamente c'è in ogni mio video lo swatch di questo blush. È carinissimo, è proprio perché va dall'arancio e dall'arancio al rosa, rosa fucsia. È molto modulabile, molto molto pigmentato, un pochino polveroso, ma in assoluto è un ottimo blush. E devo dire che portarlo in vacanza è stato comodissimo, proprio perché avevo modo di usare tonalità diverse a seconda del make-up che creavo. E quindi è assolutamente buono. Questo qui è il numero 10 It Wave. Quindi questo rientra fra i miei preferiti, insieme al Silky Touch Blush, che ho usato tantissimo, diciamo, i giorni che non sono stata in vacanza. Infatti incomincia anche a vedersi un bel pochino consumato, ed è questo bellissimo rosa. Ve lo feci vedere anche appunto nella Makeup Collection del blush. È un rosa molto molto naturale. È veramente un blush da tutti i giorni, quello che quando non sai che mettere va questo sempre praticamente, ed è il numero 20 Babydoll. Mi ci trovo benissimo, è molto setoso e si sfuma facilmente, è meno polveroso di questo e mi piace davvero molto. Vorrei anche magari, visto che allo stand Essence so che a giorni dovrebbe esserci delle offerte,
tipo tutto a 1,99 come c'è nella Catrice adesso. Vorrei vedere se magari scontano qualche colore che non ho, insomma, perché sono davvero degli ottimi blush. Per la terra sono un po' ripetitiva, ve la feci vedere il mese scorso che l'avevo comprata da pochi giorni, la stavo già adorando e sto parlando della Terra Opaca Sun Club di Essence, e queste sono le sue condizioni dopo più o meno un mese di utilizzo. Come vedete la cialda già si vede super bene e mi piace tantissimo, sono, ve l'ho detto, ripetitiva, ma è praticamente la terra che uso quasi ogni giorno e mi piace davvero molto. Ve l'avevo già fatta vedere, questo è il colore, un colore molto naturale che infatti swatchato non si vede quasi per nulla, non si vede, e è molto pigmentata, si sfuma benissimo e soprattutto ha un'ottima ottima durata, cioè la metto la mattina e quando io la sera mi vado a struccare ancora trovo tracce di terra, e questa cosa per me è una cosa anche abbastanza insolita, perché diciamo i prodotti della base non mi durano sempre tantissimo, e questa cosa vale anche per questi blush, soprattutto per questo qui, per il Silky Touch Blush, che me lo ritrovo ancora la sera quando mi vado a struccare, quindi assolutamente ottima questa cosa. Questa è la terra, è la 01 Natural. E vi consiglio, se cercate una terra opaca, molto scrivente, economica, ottima anche per contouring, per un effetto baciata dal sole, ve la stra consiglio, perché vi giuro mi ci sto trovando benissimo. Passando agli ombretti, come sempre io non so scegliere, ho usato tantissima, in vacanza mi ero portata la Naked. E i colori che in generale uso di più, proprio in generale nella Naked, sono Bootical, i nomi non me li ricordo mai, e sono i tre in fila praticamente, Bootical, Chopper e Tease. Il primo è questo beige, però non è un beige normale perché ha una punta di rosa all'interno e lo rende un beige davvero molto molto bello e particolare, che dà una luce straordinaria agli occhi, e lo uso praticamente ogni volta che uso la Naked. Poi mi piace tantissimo Chopper, non so come si dica, che è questo appunto color rame, che soprattutto sugli occhi chiari mi piace tantissimo, anche questo come vedete dà molta molta luce, è un colore rame molto discreto, insomma, non è paragonabile ad esempio a Sole d'Africa di Neve, che è molto molto più forte, questo è proprio per un effetto molto delicato e molto bello. E poi uso tantissimo, che forse è la cialda più consumata della Naked, e Tease, che è questo marroncino opaco, che swatchato non si vede quasi per nulla, che io uso tantissimo nella piega e mi piace davvero molto molto molto. Questi diciamo sono i colori che uso di più per i miei trucchi veloci da tutti i giorni della Naked, e sono quelli che ho usato di più anche in vacanza. Mentre per nella palette neve, e poi ho intenzione di farvi un video specifico sulla mia palette neve, utilizzo tantissimo Color Sun, che è questo marroncino davvero molto molto bello, è un marrone davvero bellissimo, mi piace davvero tanto ed è uno dei colori che utilizzo in assoluto di più proprio in generale. E poi dov'è? Eccolo. Utilizzo moltissimo, che è molto simile a Tease, e Smoking, che è questo colore accanto, come vedete un color tortora opaco, anche questo lo utilizzo moltissimo nella piega. Quindi questi diciamo sono gli ombretti che ho usato di più, diciamo che questo mese sono andata un po' di più sui trucchi nude e magari diciamo la parte colorata andava più nella rima interna. Per quanto riguarda le matite, questo mese devo dire non ho usato molto matite nella rima interna, perché non so perché mi è un po' tipo ritornata l'allergia,
vado a giorni, ho giorni che ho gli occhi che mi lacrimano da morire, giorni che sto bene, quindi non ho usate moltissime, però ho usato molto questa matita di Kiko, moltissime, però ho usato molto questa matita di Kiko, che onestamente non mi ricordo se faceva parte di un'edizione limitata, comunque si chiama Double Glam e era numero 100 e mi piace tanto perché ha due colori che praticamente sono da tutti quanti i giorni. Il primo è questo color burro, è un color burro però con una punta di oro all'interno, che è ottimo sia come base ombretto, ma io soprattutto lo uso per creare il punto luce proprio per metterlo all'interno della rima interna. E mi piace molto, sono morbidissime, hanno un'ottima tenuta, non sbavano e in generale, a parte proprio quando ho i miei giorni no, non mi bruciano gli occhi. Mentre l'altra parte è un marrone opaco, un marrone molto scuro, infatti sembra quasi nero dalla video. È un marrone molto scuro opaco, che uso anche spesso per fare righe d'eyeliner, e sono appunto davvero molto molto morbida e molto bella questa matita. Non so se ancora si trova da Kiko. E poi ho usato molto, oltre alla solita insomma matita nera, che però onestamente non l'ho usata tantissimo questo mese, ho usato molto questa matita di Pupa, e che è si è cancellato tutto da questa matita, eppure non è nemmeno troppo vecchia. C'è scritto matita eyeliner long lasting, volevo dirvi il numero. Ah, 01 sta scritto sul tappino. Ed è un colore molto molto particolare. Intanto è di quelle con la lamina automatica che, come vi ho già detto, io adoro perché non ho problemi di temperino e cose varie. Ed è questo viola rosa. Ha un effetto metallizzato, satinato e mi piace moltissimo. Non la uso nella rima interna perché non mi piace molto l'effetto che fa. La uso spesso sotto l'attaccatura delle ciglia o come base su tutto l'occhio, anche per creare righe d'eyeliner. È anche questa morbidissima, ha una durata eccezionale su di me. E come vedete è proprio un colore molto molto particolare, cioè non è un solito colore che si trova in giro. E questa mi piace tantissimo. Per quanto riguarda il mascara, lo amo follemente. Questo mese ho utilizzato tantissimo il mascara della Lancôme Lipgloss Doll Eyes, che è appunto quello che era nel set insieme al correttore di prima. Intanto adoro il packaging. Non so se si vede con la luce tutti quanti i fiori che ci sono disegnati. E poi è un mascara eccezionale. Ha questo scovolino conico con dentini piuttosto fitti fra di loro. E questo, diciamo, è l'effetto che fa. Oggi ho solamente sugli occhi, ho solamente il mascara, non ho nient'altro. E fa veramente. Questo è solo una passata, effetto ciglia finte. È davvero eccezionale, mi piace tantissimo. Senz'altro non è un mascara low cost, visto che è piuttosto costoso, però li vale tutti, secondo me. È veramente, veramente ottimo. E per quanto riguarda le labbra, questo mese ho usato tantissimi toni del rosa. Diciamo che quello che in generale ho usato di più è questo matitone della L'Oreal, il Glam Shine Balmy Gloss, ed ho il numero 912. È un classico matitone, questi qui con la punta automatica. È un colore molto molto portabile da tutti i giorni. È un rosa che sulle mie labbra rimane molto naturale perché è proprio molto simile, ora beh, rossetto rosso, al colore delle mie labbra, ed ha un bellissimo effetto glossato, come vedete. E non ha una durata particolarmente alta, però è molto idratante, quindi anche molto come posso dire, comodo insomma da portare in borsa e ripassare, cioè non è una cosa che mi rompe magari come per i rossetti, anche perché appunto è chiaro, ha effetto gloss, lo passo, non ho bisogno di stare lì a guardare se ho sbavato come fosse comunque un rossetto.
quindi questo qui lo usavo davvero davvero molto. E poi ho usato tantissimo questa matita della Kiko, che è la Ultra Glossy Lip Pencil ed è il numero 611. Anche questo è in rosa, e che però si nota un po' di più sulle mie labbra. Come vedete è un rosa un po' più fluo. E anche questo ha questo bellissimo effetto gloss. Io in generale non amo i gloss perché odio quell'effetto appiccicaticcio sulle labbra. Però queste matite, matitoni con effetto gloss mi piace tanto, perché comunque l'effetto che lascia il gloss mi piace. Però è, diciamo, come lo sento addosso che mi infastidisce un po'. E comunque questo rosa è davvero bellissimo. E questa l'ho utilizzata molto e questa ha una durata ottima. A differenza, ad esempio, di un'altra Ultra Glossy che ho, che è più tendente al viola, che non mi dura quasi nulla in confronto a questa, e non capisco perché. Cioè, tipo quella mi dura al massimo un'oretta e mezza, due, che è veramente poco secondo me. Questa, anche se ci mangio, mi rimane. Quindi, boh, dipende molto dai colori. Questa mi piace tantissimo. Infine, come al solito, vi faccio vedere anche lo smalto che ho utilizzato di più questo mese. E sto amando alla follia questo smalto Essie. Dico che è il mio primo smalto Essie. Ne ho sempre parlato bene, ne ho sempre sentito parlare bene, ma è abituato a spendere di solito 1 euro per gli smalti, o massimo 2,90. Comunque li prendo sempre in sconto da Kiko o Essence. Questo a prezzo pieno viene intorno ai 8-10 euro. E secondo me per uno smalto è un po' eccessivo. Però l'ho trovato in un outlet a 4 euro, se non sbaglio, 4,50, e quindi l'ho preso al volo. Questo è il numero 314 ed è un bellissimo color fragola, diciamo, un rosa fucsia molto molto carico. E vi dirò di più, è l'unico unico smalto che mi dura una settimana. Poi sono io a cambiarlo, non perché è rovinato, è assolutamente intatto, senza sbeccarsi sulle punte, e è davvero bellissimo e capisco effettivamente perché tutte quante comprate gli smalti Essie. E ora penso che inizierò anch'io perché effettivamente sono tutta un'altra cosa rispetto a Kiko. Niente ragazze, questi sono stati i miei Mosplay del mese di agosto, e fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti preferiti e più usati di questo mese, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!